Oggi vi vorrei parlare delle parole dei bambini. È un argomento che abbiamo già trattato parlando della parola no, io e mio. C'è un'altra parola importantissima per i bambini, una di quelle che si associa sempre ad una fase, è la parola perché, e si associa alla fase dei perché. Allora, la fase dei perché generalmente inizia fra i 2-3 anni e si esaurisce, potremmo dire così, verso i 7-8 anni. È una di quelle fasi non obbligatorie. Mentre io, mio e no è più facile che le vivano tutti i bambini, la fase dei perché non è così scontata. Ci sono bambini molto riflessivi che preferiscono scoprire, tra virgolette, da soli proprio perché attraverso l'osservazione, piuttosto che ci sono bambini altamente motori che scoprono le domande che loro si pongono proprio attraverso la fisicità, quindi mettendosi da soli alla prova, anche perché probabilmente le domande che si pongono sono diverse. È vero che la fase dei perché si esaurisce verso gli 8 anni, ma è vero anche che le domande dei bambini proseguono, e proseguono particolarmente dopo i 7-8 anni, diventando domande che potremmo definire più complesse. Sono quelle domande un po' scomode che mettono un po' in difficoltà gli adulti, spesso e volentieri. In quei casi vi ritroverete che vostro figlio o vostra figlia vi farà, o il vostro alunno, perché può accadere anche questo, vi farà la stessa domanda più volte. Le prime volte in cui la fa, in realtà il suo obiettivo è capire se voi siete disponibili a dargli la risposta coerente. Allora, prima di tutto vi voglio dire che anche in questi casi è importante, o meglio, è corretto che voi vi prendiate il tempo. Potrete anche rispondere: guarda, in questo momento non ti so dare una risposta certa, possiamo riparlarne? Il bambino si ricorderà, però già in questo modo ha colto la vostra disponibilità a rispondere. Vi proporrà la stessa domanda più volte, anche se nel primo caso, anche nel caso in cui voi rispondeste la prima volta. In realtà, spesso e volentieri, nelle prime 2-3 volte il bambino non vi ascolta, non ascolta la sua risposta, la risposta, perché l'obiettivo, appunto, come vi dicevo, è solo capire che sì, mamma, sì, papà, siete disponibili a rispondermi. Arriva poi il momento invece in cui questa risposta per il bambino sarà importante. Allora sarà quel momento in cui effettivamente vi ascolterà. Passo indietro, torniamo ai perché. Perché i bambini chiedono perché? Proprio perché sono in quella fase di scoperta del mondo e hanno bisogno di raccogliere informazioni. Ci sono però varie modalità in cui si raccolgono le informazioni. La più facile è che io faccio una domanda e tu mi dai una risposta. Certo che in questo modo io ricevo una risposta preconfezionata e non mi stimolo mai a cercarla da solo o a capire da solo qualcosa. Allora l'importante sarebbe che noi raccogliessimo la domanda del bambino e insieme lo aiutassimo a fare tutto una serie di ragionamenti. Il fatto di non dare una risposta preconfezionata, ma di stimolare l'altro a raggiungerla insieme, permette il bambino o la bambina proprio di costruirsi un pensiero, anche un pensiero critico, ma la cosa più importante, aiuta il bambino ad imparare il percorso che dovrebbe fare per arrivare a quella risposta. Perché è importante questo? Facciamo una situazione tipo molto semplice: all'interno di una verifica di un compito in classe, se una domanda in questo momento non mi viene, però io ho imparato a fare il ragionamento per arrivare a una risposta, posso da solo rifare il percorso e quindi recuperare una domanda che non avevo in memoria, ma che comunque avevo come conoscenza. Ecco, so che sembra una cosa strana e sicuramente è una cosa più faticosa che dare la risposta sempre e basta, però a lungo andare vi renderete conto come in realtà è molto meno faticoso, perché i perché dei bambini si ridurranno, e anche come saranno loro delle volte a stupirvi con i loro perché, o meglio con le loro soluzioni. Mi resta solo da dire che potete provarci e magari farci sapere. Ricordatevi di seguirci sui social.